Buongiorno Nutellosi, oggi una nuova video ricetta, ossia il cestino di grana come lo fanno nei ristoranti. Lo so che ci sono già molte ricette e video ricette, però ho voluto provare anch'io, soprattutto perché come ben sapete sono a dieta, quindi un po' per arricchire un piatto povero come l'insalata e un po' anche per attirare l'occhio, che è molto importante. Un consiglio che vi do. Se lo fate, mi raccomando, non esagerate poi col condimento perché, come ben sapete, il formaggio cotto poi diventa molto saporito. Prima di passare alla ricetta, però, vi ricordo di iscrivervi, attivando la campanella se non l'avete ancora fatto. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video e fatemi sapere nei commenti, insomma, se la rifate e se vi è piaciuta. Baci nutellosi! Per fare il cestino di grana o eventualmente le cialde dovete semplicemente versare un filo d'olio in una padella antiaderente e con l'aiuto di un foglio di carta assorbente dovete oliare tutta la padella come si fa per esempio quando si fanno le crepe o i pancake. Lo fate scaldare la padella per qualche istante a fuoco medio. Ed ora non vi resta che coprire il fondo della padella con il grana grattugiato precedentemente. Nel momento in cui vedrete che il formaggio sarà ben dorato, vorrà dire che è pronto. Quindi non vi resta che capovolgere la cialda di grana su un bicchiere o su una coppetta, così da prendere la forma del cestino. Nutellosi, questa era la video ricetta del cestino di grana, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi sui social, sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter, Instagram e Pinterest. Ci vediamo alla prossima ricetta, baci Nutellosi e buon weekend!